7 cose super super rilassanti da fare su Minecraft. 1. I blocchi cambiano. Allora, semplicemente nel vostro mondo vi serviranno i cheats attivi e poi anche un semplice blocco di copper. E adesso ovviamente per ottimizzare i tempi dovrò usare i comandi, però comunque se lo fate in un mondo survival è bellissimo. Allora, adesso slash fill si creerà una distesa infinita di blocchi di copper. E adesso ragazzi dobbiamo solamente mettere il comando slash game rule random tick speed e la mettiamo ad un numero che ci pare. Possiamo mettere, che ne so, a 500. E poi andrà avanti per comunque tanto tempo, ma è bellissima comunque, cioè è una cosa bellissima, è molto rilassante. 2. Esca. Praticamente quello che ci servirà sarà solamente l'uovo di Warden, lo proviamo, eccolo, e tante, ma tante tante tante, palle di neve. Se siete in creative, vabbè, dovete per forza essere in creative, quindi anche una può bastare. Dovete spawnare una moltitudine di warden, tantissime, ovviamente, certo, cercate di non... Ok? E l'unica cosa che dovete fare è questa. Loro, vabbè, ovviamente andranno dai mob adesso, però... Guarda che figata, allora adesso vanno dove c'è la palla. La palla di neve, che bello, è bellissima, perché pure questa cosa di blu che se ne va verso di loro è una cosa stupenda. Voglio andare di qua. È bellissimo, guardate. 3. Campo di ricezione. Ok, allora, per fare questo mi servirà lo Skulk Sensor, quindi Skulk Sensor, eccolo qui. Dovrete piazzare una moltitudine, ovviamente io adesso lo dovrò fare in creative perché è più comodo. Lo facciamo, che ne so, da qui. Dash fill. Facciamo fino a qui. No. Skulk sensor. Eccolo qua. Ok. Adesso siamo pieni di skulk sensor. Guardate adesso cosa succede appena tiro una pallina. Ok. Guardate qui, ragazzi. È una cosa meravigliosa. Il fatto che si... Guarda che adesso si accendono tutti insieme, sono buggati anche, però vabbè. Questo campo che crea è bellissimo, cioè guardate. Guarda. È una cosa meravigliosa, è bellissimo. E rimettiamo giorno per passare al punto numero 4, ovvero esperienza. Questo, ragazzi, spero che l'abbiate capito tutti, perché adesso prendiamo Bottle of Enchanting. E adesso, ragazzi, ne dobbiamo mettere tantissima, ma tantissima, per terra. Adesso, ragazzi, facciamo così. Devo tirare un bel po' di bottigliette. Ok, penso che adesso ho tirato tipo un 250 bottigliette. Quindi, ragazzi, andiamo in modalità survival. Siamo in peaceful sea. Adesso siete pronti, ragazzi? Secondo me non lo siete. Guarda che bello. Che figata! Il movimento che assumo le palline dell'esperienza per venire da me è una cosa meravigliosa. È bellissimo. Cioè, è mamma mia, bellissimo. Che bello. E resterà così ancora per un pochino, sicuro non per tanto, però comunque per un pochino. Sono arrivato a 32 livelli. E cioè, ragazzi, è una cosa bellissima. Cioè, mamma mia, che bello. Cioè, proprio vedere le palline d'esperienza che ti inseguono per darti proprio l'esperienza. È bellissimo. Fa quel movimento. Posti le onda del mare, no? È molto molto bello. Onda stilizzata, comunque fa... Che lascia proprio gli occhi. È bellissimo.
5. Il minatore istantaneo. Per questo, allora, servirà un piccone, qualsiasi, però io vi consiglio quello di netherite, che è quello più veloce. Eccolo qui. E poi vi servirà haste, l'effetto haste. Quindi effect give sea of snakes, haste, per un milione di secondi, questo è infinito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E poi, ragazzi, 255. Mettiamo anche true, così almeno le particelle non ci sono. Ragazzi, abbiamo haste. Guardate qui, abbiamo haste. Adesso ci sta che andare in survival per ammirare la magia. Guardate qui. Che bello. Che bello, ragazzi. È istantaneo, letteralmente. Che bello. È molto molto veloce. Certo, mi aspettavo più veloce, sinceramente. Mi aspettavo un po' più veloce. Ma comunque è sempre velocissimo. Che figata. È veramente qualcosa di stupendo. Devo pure prendere i materiali tranquillamente. Cioè, così. Che figo. Che figata assurda. Possiamo anche spaccare senza valente nessun problema qualsiasi blocco. Anche perché tranne ovviamente la legna. Ma comunque, cioè, è una cosa meravigliosa. Che bello. Numero 6. Musica. Allora, questo che adesso, ragazzi, io non ve lo posso mostrare, anche perché mi butterebbero giù il video per copyright, ma semplicemente dovete andare su YouTube. Lo so che non c'entra proprio il gioco di Minecraft, ma comunque rientra nel tema di Minecraft. Dovete andare su YouTube e cercare Minecraft Soundtrack Slowed and Reverbed. Lo cercate, ragazzi, scommetto che lo troverete di sicuro, perché non è possibile che non lo trovate. E ragazzi, fidatevi che vi rilassate, anche tanto, perché le canzoni in generale, lente e riverberate sono la cosa, una delle cose più rilassanti di sempre. E adesso passiamo all'ultimo punto, ma non per importanza. Numero 7. TNT. Allora, ragazzi, spero che mi abbiate capito subito adesso. Prendo la TNT. Un acciarino, sempre se lo trovo, perché non ho detto, eccolo. E adesso, ragazzi, andiamo a cercare un villaggio. Slash locate, ci tippiamo. Ed eccolo qua. Dai, iniziamo così. Vai, un po' di TNT qua così. E poi facciamo esplodere tutta. Che figata, ragazzi. Una cosa ancora più bella sarebbe creare un mondo fatto solamente di TNT e assegnare una di quelle TNT, così almeno esploderà all'infinito. Sarebbe molto molto più bello. Però non so se si può fare, mi pare di no. Ma penso che si possa fare su Minecraft per versione console, che esiste ancora. Cioè, hanno solamente cioè, si può ancora entrare nella Minecraft, in Minecraft versione console. Quindi basta che basta solamente avere, che ne so, Minecraft per PS4, per Xbox One o comunque un Xbox. Ed entrare nella versione edizioni, dovrebbe essere così. E poi create il mondo super piatto fatto solamente di TNT. E prendete un acciarino e azionate, e lì vi godete lo spettacolo incredibile. Quindi, ragazzi, io spero vivamente che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, lasciate un bel mi piace, condividete il video, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, seguitemi su Instagram e TikTok e unitevi al mio server Discord Venom's House. E noi ci vediamo in un prossimo video. Bella!